Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. BMW ha registrato un fatturato significativamente più alto per il primo semestre, pari a 74 miliardi di euro, dovuto in parte all'integrazione della joint venture cinese BMW Brilliance Automotive e all'aumento delle vendite dei prezzi. I titoli europei hanno toccato i minimi di 3 settimane, danneggiati dalle deludenti notizie sugli utili e dagli elevati rendimenti obbligazionari statunitensi, anche se i titoli britannici hanno recuperato terreno dopo che la Banca d'Inghilterra ha aumentato i tassi in linea con le aspettative. Il rand sudafricano si è ulteriormente indebolito, dopo essere crollato di oltre il 6% questa settimana, tra le preoccupazioni per la crescita economica globale e il declassamento del rating creditizio degli Stati Uniti. L'ultima sessione ha visto il dollaro statunitense cadere di 0,5% contro lo yen giapponese. Il segnale di vendita ROC contraddice la nostra analisi tecnica generale. La coppia Bitcoin-dollaro statunitense è aumentata di 0,4% nell'ultima sessione. L'RSI indica un'opportunità di vendita. La coppia oro-dollaro statunitense ha visto un calo minore di 0,1% nell'ultima sessione. L'ultimate oscillator indica un'opportunità di vendita. La coppia West Texas Intermediate-dollaro statunitense è salita alle stelle del 2,4% nell'ultima sessione. L'RSI sta dando un segnale di vendita, andando contro la nostra analisi tecnica generale. I libri paga non agricoli degli Stati Uniti saranno rilasciati alle 12.30 ora media di Greenwich. Il guadagno orario medio degli Stati Uniti alle 12.30 ora media di Greenwich e la vendita al dettaglio dell'Unione Economica e Monetaria alle 9 ora media di Greenwich. Gli ordini di fabbrica della Germania saranno rilasciati alle 6 ora media di Greenwich. Le posizioni speculative nette non commerciali sullo JPY secondo la CFTC del Giappone alle 20.30 ora media di Greenwich e le posizioni speculative nette non commerciali sulla JBP del Regno Unito alle 20.30 ora media di Greenwich. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.